Gianni. Ciao Fulvio. Allora Gianni, ti sei fatto questo regalo di Natale? Siamo al oggi che giorno è oggi? 4. Il 4 dicembre? No, il 2 dicembre. 2 dicembre. Ti sei fatto questo bellissimo regalo di Natale. Raccontami un po' l'esperienza di questo simulatore che hai scelto, che è della ESTEC, l'Elite Simulation Technology. Noi siamo di Bergamo e abbiamo anche un centro di simulazioni per piloti a Bergamo. E raccontami un po' la tua esperienza, la tua storia, chi sei, la tua azienda, la tua scuderia e perché hai scelto F-Brand e soprattutto se le attese che avevi sono state rispettate e sei contento di questa scelta. Certo, sì Fulvio. Sì, io sono Gianni Bulgarassi e sono direttore della Snap S.P.A. E ci siamo avvicinati a questa realtà del simulatore perché prossimamente faremo l'inaugurazione della nostra scuderia, la Pegasus History, che è una scuderia nata da mio padre e amici di mio padre che all'epoca correvano rally e hanno voluto dar vita a questa nuova realtà. Tuo padre è Giorgio Bulgarassi. Sì. Dando vita appunto a questa nuova realtà con macchine d'epoca come abbiamo una Ascona 400, un Cadet GT, una Golf, insomma ci sono un bel po' di macchine. Quindi abbiamo pensato a quale poteva essere una cosa che ci aiutasse nel guidare le macchine senza però andare in giro e perdere del tempo. Quindi ci siamo avvicinati al simulatore, all'idea del simulatore. L'incontro con F-Brand è stato fortuito, no? Perché su internet girando ho guardato dei video, ho chiamato subito te Fulvio, ci siamo, dopo le prime parole diciamo, è nata subito una simpatia, un'intesa che ho detto mi sono fidato, mi sei piaciuto, mi sono fidato e devo dire che ci ho indovinato perché il simulatore si presta veramente bene, è divertentissimo, l'ho potuto guidare poco per ora, però sono convinto che ci starò tanto e bene, sono molto contento e le aspettative sono state tutte azzeccate. Bene, sono contento Gianni, ci consiglieresti ad altri tuoi amici di questa scelta? Sicuramente vi consiglierò perché ho anche amici che fanno parte, anche loro corrono il rally e hanno aziende che magari possono far partecipare i loro dipendenti o i loro clienti nelle dimostrazioni, sicuramente. Grazie, è stato veramente un grande piacere conoscerci Gianni, in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a voi. Ciao, grazie, ciao.